Signori, benvenuti nel futuro. Questa è la macchina di Google ed è un taxi senza autista. Pazzesco. Salve, attualmente mi trovo a Phoenix, in Arizona, Stati Uniti. E vi ricordate la macchina di Google, quella con tutte le telecamere che si guida da sola? Ecco, adesso si chiama Waymo. E qua, sulle strade della città, strade normali con tutte le altre macchine, i pedoni e tutto quanto, è attivo il servizio in prova. Quindi oggi proverò questi taxi senza autista. Primissima cosa, dobbiamo registrarci. Questa è l'applicazione Waymo One. E vedete, qua a Phoenix si può provare la guida autonoma al massimo potenziale. Tra l'altro devo fare da Android perché da iPhone non mi fa scaricare l'app. Penso sia un problema di localizzazione. Comunque, next. Ho 18 anni. Ok. Ah, ok. Allora, questa è l'area di servizio. Noi siamo qua e l'area dovrebbe essere questa, da qui a qua. Quindi prendiamo un medievale autista. C'è da dire che era super simpatico il tizio. Bene, dovremmo essere nella zona giusta. E funziona, mi chiede di mettere il metodo di pagamento. Ah, si collega con Google Audio, fico. Raga, sono troppo gasato. Il futuro è qui. Macchina pulita sempre. Comfort. Ok. Vai. Ok, ok. Siamo effettivamente dentro l'area, che non è così piccola. E io vorrei andare al centro commerciale Chandler Fashion Center. Va bene. Ok, arriva tra 23 minuti. Costa $16.24. Sono da solo, sì. Procediamo. Sta cercando una macchina. Non avete idea di quanto sia gasato per sta cosa qui. Completamente autonomo. Arriva tra 20 minuti. Sono un po' teso, eh. Giusto per darvi un'idea, Uber costerebbe di più. 13 minuti. Mi sta salendo un po' di ansia. Meno di un minuto. Oh. Eccola, eccola, eccola. Guardatela là. Sta arrivando, sta arrivando. Attenzione, non c'è nessuno che sta guidando. Adoro. Ok, si è fermata. Non ci credo. Non ci credo. Ragazzi, è arrivata. Ok, mi aspetta lì. Mamma mia, signori. Eccola qua, Waymo. Qua mi dice che è pronto. Ve la faccio vedere al volo. Ah, c'è anche la scritta JD di Yakidare. Allora, abbiamo questi, che sono i sensori LiDAR. Praticamente sparano dei raggi laser, quindi mappano tutta la strada. Qua dietro ci sono dei radar, immagino, che sono questi qua, che invece sparano onde radio. E qua sopra ci sono un sacco di fotocamere, altri LiDAR. Alla fine è una macchina praticamente normale. Una Chrysler. Ok, salgo perché non vorrei che scappasse, quindi entriamo. Non c'è nessuno, ovviamente, non c'è trucco e non c'è inganno. Ok, c'è una voce che parla. Bene, quindi mettiamo la cintura. Qua c'è un display, good afternoon, ok, ok, ok. Start ride. Chiude la porta. Non c'è nessuno che guida. Sono teso. È partita, è partita, è partita. Ragazzi, sono su una macchina senza autista. Svolta a sinistra. Porca vacca. Sta guidando alla grande. Io non ci credo. Non ci credo. Allora, qua c'è un'altra telecamerina che mi guarda, immagino, e guarda quello che succede. Qua ho questo display dal quale posso vedere la strada. Per il resto mi sembra tutto abbastanza normale. C'è il display anche lì. Porca vacca, siamo su una macchina senza autista. Ok, adesso andiamo sulla strada vera. Vedete, questa è la strada vera. C'è anche un po' di traffico. Noi andiamo a destra e lei gira a destra. Che roba. Sapete che c'ho l'ansia? Mamma mia, ragazzi. Siamo nel futuro. Siamo nel futuro. Non c'è trucco e non c'è inganno. E siamo anche... Oh, piano, vai piano. Io non ci voglio credere. Ma se mi tolgo la cintura cosa fa? Non dice niente. Cioè, ragazzi, non ha senso questa cosa. Forse è meglio se mi rimetto la cintura. Ah, qua vede tutte le altre macchine. E vede anche gli impedimenti. Abbiamo 21 minuti. Ho scelto apposta una destinazione lontana così possiamo testarla a pieno e fare anche qualche ragionamento sulla guida autonoma. Adesso però c'ho caldo. Ah, qua dietro c'è addirittura un coso per i bambini. Ah, possiamo scegliere la mappa. Ah, qua vede che c'è un camion. Vi dirò, dopo questi primi 5 minuti è questa guida perfetta. Non è che sta facendo Schumacher, però sta guidando alla perfezione. Mi sembra già normale. Ha messo la freccia. Ha messo la freccia e si è spostata sulla corsia. Siamo a 42 miles per hour, quindi circa 80 all'ora. Ovviamente il semaforo rosso si ferma. Qua rileva il semaforo rosso e vede anche i pedoni che attraversano la strada. Follia. Dicevo, adesso sto facendo il video e mi sembra un po' strano, però mi sento al sicuro. Cioè, quando uno guida male, lo sentite che guida male. Mi è capitato di prendere dei taxi con degli autisti orribili. Invece anche lo stile di guida è proprio
pulito, assurdo. Comunque, discorso guida autonoma, vediamo di dire qualcosa di interessante. Ci ho già fatto un video qualche mese fa, andate a recuperarvelo. Ormai tutti conoscono, o almeno hanno sentito parlare della guida autonoma di Tesla, e Tesla è effettivamente a un livello molto alto, però le macchine ad oggi hanno ancora bisogno di un autista. Qua invece, come vedete, non c'è nessuno. Ma prima di parlare di qualsiasi dato e statistica, vi dico una cosa. Arancione, arancione, arancione! E ci siamo fermati. Un pochettino brusca. Attenzione, svolta a sinistra. Pulito. Perfetto. Super! Brava Waymo! Una volta gli ascensori avevano il macchinista, che aveva il compito di mandare su e giù l'ascensore. E quando hanno inventato i primi ascensori senza macchinista, la gente aveva paura, la gente era scettica, c'era chi preferiva andare a piedi, pensate. Una cosa che a noi sembra scontata, perché quante volte entriamo in un ascensore, schiacciamo un pulsante e non ci rendiamo neanche conto della tecnologia che c'è dietro. E con le macchine sarà così, cioè quello che ci sembra assurdo, tipo il fatto che nessuno sta guidando, lo ripeto perché è assurda sta cosa, ai nostri figli sembrerà la normalità. Ha messo la freccia, siamo fermi al semaforo. Anche l'interfaccia è veramente una bomba. Faccio un cambio di sedile, solo perché voglio vedere meglio. Adesso gira. Ragazzi, non ha senso sta cosa. Considerate che già adesso questa macchina, ovviamente per avere anche i permessi per fare quello che sto facendo, è statisticamente molto più affidabile dell'umano medio. Certo che se prendi Charles Leclerc guida meglio, però cavolo, io sono in macchina da un quarto d'ora e ormai mi sembra veramente la normalità il fatto che non ci sia nessuno alla guida. Mancano solo 2 minuti. Mi sa che vado a mangiare e poi ne prendiamo un'altra. Ok, siamo arrivati. C'è la signorina che mi dice che stiamo arrivando. Ok. Ci sono infinite cose interessanti da dire, ragazzi. Però in questo momento non riesco a fare un ragionamento sensato. Hanno veramente studiato tutto. Comunque siamo arrivati al centro commerciale e adesso non so bene dove mi lascerà. Questo è il parcheggio, quindi un ambiente anche un po' particolare. Là c'è una macchina. Vedete, ha visto la macchina che si è spostata dentro al parcheggio, dietro. Quella non l'avevo vista neanche io. La vedete? E lei l'aveva vista. Ok, siamo arrivati. Waymo, grazie mille. Qua mi dice che siamo arrivati. Facciamo una cosa, vado a mangiare e poi ne prendiamo un'altra. Assurdo. Veramente assurdo. Quindi? Allora, non se ne sta andando via. Connected to rider support. Che succede? Hello, this is Ali with Waymo Rider Support. I finished my ride. Hey. Yeah, I'm just calling in because we got an alert that you were just taking a little bit of extra time to unload today. Is there anything I can help you with? Oh, no, I was making some videos of the car, don't worry. Oh, gotcha, no problem. I hope you have a wonderful day. Thank you so much, bye-bye. Ok, non se ne stava andando perché stavo facendo i video. Che roba, ok? Ciao ciao! Vedete, anche se non c'erano i pedoni sulle strisce, si è fermata prima e mi fa passare. Assurdo! Sì, si è fermata un po' in mezzo. Quindi vede i pedoni, vede la macchina, guardate che roba! Follia! Ma poi su strada normale, con le persone, gli umani, le altre persone, non su un percorso prestabilito chissà che cosa. Vi giuro, sono rimasto allibito da questa cosa. Perché sì, è una cosa che già conoscevo, che avevo provato sulle Tesla, cose cosa, ma sempre da conducente e sempre comunque con le mani sul volante, quindi non guida autonoma, ma guida assistita. E avere la prova fisica, che siamo già pronti per avere le macchine che si guidano da sole, è allucinante. Altro giro, altra corsa. È arrivato un Uber, ma non ha capito che ormai è medievale il suo lavoro. Eccola che arriva. Oh yes. Ok, ben ritrovati. Salve. Permesso. Ok. Comunque questa macchina è ibrida, quindi stiamo andando in elettrico e poi a un certo punto si accende il motore. Pensate a quando sono arrivate le macchine, che c'era la gente che era abituata ad andare a cavallo e pensava che le macchine fossero il male assoluto. Vedete qualche cavallo in giro? Il punto è che lo vogliamo o meno, una macchina non ha le distrazioni che ha un umano. Appena questa tecnologia sarà su scala globale, sarà nettamente migliore degli umani, perché gli umani si distraggono, usano il telefono, bevono, sono stanchi o comunque sbagliano. Certo, sbagliano anche le macchine, però a livello statistico già sono migliori degli uomini, lo saranno sempre di più. Ma non solo, con le auto a guida autonoma, non avendo bisogno di nessuno alla guida, si apre tutto un altro scenario, perché potenzialmente si può proprio rivoluzionare il concetto di mobilità. A quel punto non serve più avere la propria auto se un'auto ti viene a prendere a casa senza autista, senza niente. C'è proprio un problema di utilizzo. Un'auto passa più del 90% del suo tempo
ferma a occupare spazio. Con tutte le auto a guida autonoma si potrebbe avere molto meno spazio e quindi risolvere la questione inquinamento molto di più che tante altre soluzioni, perché pensate cosa vorrebbe dire avere un decimo delle auto in circolazione, quanto spazio in più, quante cose in più si potrebbero fare. E grazie a questa cosa qui sarà possibile. Wow, svolta a sinistra e ormai va alla perfezione. Guardate qua quanto casino c'è, perché effettivamente ci sono un sacco di macchine, esattamente come fanno le Tesla, ma con molti più sensori. Grazie ai LiDAR, ai radar e alle telecamere, lei mappa tutto l'ambiente circostante ed è in grado di vedere esattamente cosa c'è. In più, con l'intelligenza artificiale e con tutti i test e i dati raccolti nel corso del tempo, è in grado di fare delle previsioni, quindi sapere se quella macchina poi si potrebbe spostare e quindi rallentare prima. Tipo adesso, vedete, ha rallentato leggermente perché c'era una macchina davanti. Insomma, a differenza di un umano che ha semplicemente due occhi e due orecchie, lei ha cose tutto attorno e ha anche dei microfoni, infatti sente eventualmente le sirene e in caso accosta. Capite che una volta sviluppata la tecnologia proprio non c'è paragone con noi stupide scimmie. È incredibile, siamo nel futuro. Ok, dovremmo essere arrivati. Sì, sta entrando nel parcheggio. Finisce così il nostro test. Vediamo dove parcheggia. Sì, beh, potevi anche lasciarmi più avanti, di fianco ai lavori. Ok, bene, bene. Wow, decisamente wow. Fammi chiudere. Ta-ta-ta. Perfetto, ci sarebbero infinite cose interessanti da dire, infiniti ragionamenti. Io sono super affascinato, ma allo stesso tempo un pochettino preoccupato, devo dirvi, però assurdo. Waymo Car, ciao ciao, è stato molto bello. Noi ci rivediamo prossimamente con altri video e cose strane. Ciao ciao!